impeto di bontà, ha detto: ma va, allarghiamo le maglie a tutto il comune. Ovviamente, per far capire l'importanza di un progetto di questo tipo, servivano dei testimonial, cioè servivano quei volti, quelle persone che effettivamente sono un po' i simboli e del paese e del capoluogo e delle frazioni. Alcuni di loro sono qua oggi, per esempio, vi ringrazio, abbiamo Leonora Felice Rasa, abbiamo Andrea Brunetti, abbiamo il mitico Moro, sono alcuni, diciamo, dei volti particolari. Poi anche i sottoscritti si sono prestati a questo molto volentieri, ma ovviamente non siamo noi i testimonial in questo caso. Ecco, e come vedete abbiamo il paese che è disseminato da questi bellissimi poster che inizialmente hanno lasciato quasi un po' spaesati i nostri concittadini, poi piano piano stanno tutti quanti capendo l'importanza di questo tipo di progetto e adesso c'è veramente una corsa alle fotografie, anche dico che la difficoltà più grande sarà poi riuscire a contenerle tutte quante all'interno di un volume che, per quanto grande, per quanto di grandi dimensioni, dovrà comunque fare per forza di cose una sorta di scrematura rispetto a questo. Noi crediamo molto in un progetto di questo tipo, lo ripeto, credo che sia anche un progetto particolarmente nelle corde di un comune come quello di San Costanzo, che ha sempre cercato di tenere un fil rouge in quella che è la programmazione dal punto di vista culturale, cioè il paese della memoria, un paese in cui non si perde, diciamo, il filo conduttore e non si perde soprattutto l'idea del punto da cui siamo partiti, del punto al quale vogliamo arrivare e soprattutto di quelle che sono le nostre tradizioni, il nostro essere paese, il nostro essere comunità. E credo che un progetto di questo tipo aiuti grandemente. Di fatto poi abbiamo soltanto un progetto che ci ha preceduti, che è quello appunto di Fermignano, che fa riferimento a questo volume che ho qua sulle mie gambe, che risale peraltro al 2000, quindi sono trascorsi ben 18 anni rispetto a questo. Abbiamo anche Giziana che ci viene a fare un saluto, che è un'altra delle foto reporter del nostro paese, a dimostrazione di quanto l'amore per la fotografia sia diffuso. Quindi io non posso far altro naturalmente che ringraziare voi per aver pensato a San Costanzo. Sottolineo anche un'altra cosa, perché è sempre bene precisarlo, che questo è un progetto che è gratuito per quanto riguarda la cittadinanza, perché semplicemente basta chiamare un numero di cellulare che oramai sta circolando ovunque e questi poveretti stanno per assumere una segretaria perché non riescono più a rispondere al telefono, prenotarsi sostanzialmente per una fotografia. Il tempo richiesto è veramente un tempo minimo, perché si tratta di una quindicina di minuti, anche perché sono delle fotografie veramente, lo vedete attraverso questo volume, ma lo abbiamo visto anche attraverso gli scatti che sono già stati fatti, sono delle foto molto belle, molto naturali, che devono veramente, penso a quella di Andrea piuttosto che a quella di Lelio, a quella di Moro, veramente quando si vedono queste fotografie si riesce a cogliere l'essenza della persona, si riesce a cogliere anche la coesione di una famiglia quando ad esempio la fotografia ritrae un gruppo familiare. Quindi davvero pochissimo tempo, però per un progetto che davvero in realtà durerà per tantissimi anni. Quindi grazie a voi, grazie a tutto l'impegno che ci state mettendo, perché sostanzialmente ormai avete una vita nomade tra Fermignano e ogni luogo di San Costanzo, Cerasa e frazioni. E quindi adesso io lascio la parola a Filippo, ma poi sostanzialmente...